Si tratta di un pacco del signoresse! Questa pietra era molto strana, non avevo mai visto niente del genere. Vero? È stranissimo. È strano. Lui, sei stato ipnotizzato, è sicuro al 100%, lo dice il computer. Chi te l'ha data? Signoresse. Il grandissimo signoresse è tornato. Ci vuole annientare? Ho nascosto una valigetta con tutte le informazioni. Per trovarla seguite gli indizi. Piantina di una casa e penso che sia proprio la nostra casa. Finalmente l'abbiamo trovata. Adesso non ci rimane che aprirla. Ciao a tutti, lui e lei Sofì, e insieme siamo i Me Contro Te. Oggi non siamo super scoppiettanti come al solito, allegri, ieri, ninini, perché oggi andremo a scoprire le informazioni riguardo il nostro nuovo cattivo da affrontare. Esatto, proveremo insieme ad aprire la valigetta che abbiamo trovato a casa nostra in una stanzina segreta per scoprire chi è il nuovo cattivo del team dei malvagianti. Noi non ne abbiamo idea, e qui dentro a quanto pare il signoresse ha nascosto delle informazioni che per noi saranno veramente importanti. Come potete vedere, la valigetta si presenta in questo modo: è completamente sigillata e presenta un lucchetto. È veramente super resistente. E poi non avevo mai visto un lucchetto di questo tipo. Cioè, non ha la chiave, ma ha sopra delle lettere, come se si aprisse con un codice. Sì, vedete? Ci sono delle lettere F, A, E, D, tutte le lettere dell'alfabeto. Questo significa che ci sarà un codice che servirà ad aprire il lucchetto. Sarà molto molto complicato, ma insieme ci riusciremo, perché noi vogliamo scoprire cosa c'è all'interno di questa strana valigetta. Prima di iniziare, noi vogliamo ricordare che tutta la storia del signoresse la trovate solo ed esclusivamente su questo canale Me Contro Te, perché il signoresse è il cattivo dei Me Contro Te. Quindi tutto quello che trovate su altri canali, su YouTube o in giro per internet, è tutto falso. Non esiste Mister X, signor sconosciuto, niente del genere. Esiste solamente il signoresse che lo trovate qui. Inoltre vi volevamo ricordare che il signoresse è un uomo di altri tempi, come vedete ci scrive le lettere, e quindi non ha nessun canale YouTube. Quindi se vedete su YouTube qualche canale di gente che si finge lui, sono degli impostori. Quindi iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuna delle nostre avventure. Ma adesso, bando alle ciance, abbiamo ben altro da fare. Ragazzi, io ho veramente paura di questa valigetta, perché noi non sappiamo cosa ci sia all'interno. Ci potrebbe essere di tutto, vi immaginate? Non so, qualcosa di radioattivo, una bomba, un serpente, non ne abbiamo idea. Sappiamo solo che il signoresse ci vuole annientare. Qui c'è una valvolina, vediamo, giriamola. No, non succede nulla. Lui, qui mi servono i tuoi occhiali di precisione, passameli. Tieni. Grazie. La valigetta si presenta completamente nera, del tutto sigillata, e presenta degli strani graffi qua e là. Vedete? Qui c'è un graffio. Mamma mia, ma cosa sono? Degli artigli? Devo essere sincera che nonostante gli occhiali non sto notando nessun segno particolare che possa attirare la nostra attenzione. Vediamo, fammi studiare per bene il lucchetto. Sì, assolutamente, questo è un lucchetto a lettere. Bisogna trovare un codice alfabetico che faccia aprire il lucchetto. Ok ragazzi, ci siamo, non ci resta che trovare il codice. Ci vogliono 5 lettere, quindi direi di iniziare con i nostri nomi. Prova Sofia o Luigi. Non ci avevo mai fatto caso, sia Sofia che Luigi sono composti da 5 lettere. Wow, questo è destino. Allora, proviamo. Bene, allora, Luigi non è... Ah, ok, sì. Luigi, allora, mettiamo la L. Poi dobbiamo cercare la U. U, che non c'è. No, lui, la parola non può essere Luigi perché manca la seconda lettera che è la U. Ok, prova Sofia, allora. Proviamo. Dobbiamo cercare la S. No, manca la S, quindi non è neanche Sofia. E oserei dire che, visto che non c'è la S, non è neanche signor S, perché manca. Fai fare a me. Proviamo malvagianti. Malva. Vediamo se possiamo scrivere malva. Malva, ma che c'entra? M, E, A, sì, la L. Malva. Malv. Ci siamo, ne sono sicuro che è questa. Malv, manca la finale. Oh no, oh no, 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 no. Manca la A. Non c'è. Malvcr. No, è Malvb, neanche. Può essere Team Malvagianti. No, non c'è la T come prima lettera. Potremmo usare una parola chiave con Me Contro Te. Potrebbe essere MCT. MCT e l'S. Esatto. M. Ok. MC.
No, non c'è la C. Che cavolo. So, mi sa che siamo nei guai. Sai cosa ho pensato? Secondo me è come l'altra volta, come quando abbiamo visto la prima lettera. C'era il primo indizio e noi pensavamo in grande, pensavamo le onde elettromagnetiche, le onde sonore, dovevamo calcolare la lunghezza d'onda. Quando poi in realtà il signore si è stupido e aveva fatto una cosa basilare, cioè quelli erano semplicemente i colori dei tasti. Quindi secondo me dovremmo concentrarci di più sul trovare un codice banale. Per esempio potrebbe essere 0000. Provalo, provalo subito. E no, aspetta, 0000 non è possibile perché è un codice alfabetico, non di numeri. Ci vuole qualcosa allo stesso modo, semplice però con le lettere. Idea! Proviamo qualcosa di super banale. Magari il codice è proprio la parola codice. Ok, proviamo. No, aspetta, codice è formato da 6 lettere, qui ce ne vogliono 5. Secondo me è qualcosa di super super stupido. Io proverei ABCD, le prime lettere dell'alfabeto, secondo te? Ma va, è impossibile! Cioè, ha costruito tutta una caccia al tesoro, con i bigliettini, con la mappa, ci ha fatto andare in un parco per nascondere una valigetta che si sblocca col codice ABCDE. No, è impossibile. ABCDE. Ci proviamo? Non ci credo! Lui! Ha funzionato! Il lucchetto si è aperto! Incredibile! Signoresse, ma sei proprio stupido! Hai messo ABCD, veramente! Bene, Sofì, è il nostro momento. Stiamo per avere tutte le risposte che cercavamo. Aspetta, lui, stai attento. Potrebbe essere una trappola. Ok, ci sono 2 levette. Vado. Ok. Apriamo. Oh cavolo, non ci posso credere. Vieni a vedere. Arrivo. Ma cos'è? Un dispositivo. Lui, ma cos'è questo coso? Sembra provenire dallo spazio, dal futuro. Non avevo mai visto niente del genere. Sembra una navicella spaziale. Proviamo a prenderlo. È bollente, caldissimo. Sembra proprio un dispositivo elettronico che è stato utilizzato senza sosta da un sacco di tempo, perché non mi spiego il motivo per cui sia così incandescente. Che strano. È tutto gommato. Dentro ci saranno tutti dei circuiti particolari. Sembra davvero un aggeggio futuristico. E poi per metterlo in questa valigetta così tanto protetto vorrà dire che avrà un valore importante. Chissà cosa c'è all'interno. Proviamo ad accenderlo. No, no, aspetta, aspetta. Se qualcuno l'ha utilizzato prima di noi, questo significa che ci saranno le sue impronte digitali su questo schermo. So io cosa fa al caso nostro. Eccomi, ho preso i guanti da scienziato per non contaminare le prove. E guardate un po' cosa c'ho qui. Una luce a raggi UV. Guardate. Oh. Questo ci permetterà di vedere ciò che a occhio nudo non riusciamo a vedere, ovvero le impronte digitali. Andiamo a controllare. Sto cercando qualcosa. Ecco, 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 ecco. Si vede. Sì, si vede. Incredibile. Ragazzi, lo vedete? Qui, qui c'è un'impronta. Ci penso io a raccogliere l'impronta. Ci serve della maizena, dello scotch e delle forbici. Per prima cosa prendiamo un po' di maizena e mettiamola sullo schermo, proprio dove c'è l'impronta. Ok, in questo modo. Lui, cospargi la maizena con i guanti. Ok, ci dovremmo essere. Perfetto. Adesso prendiamo un po' di scotch e mettiamolo sopra la maizena. Premiamo per bene. E voilà, abbiamo la nostra impronta. Bene, conserviamo questa impronta. Ci potrà tornare utile in futuro. Ok, adesso che abbiamo l'impronta, non rimane che accendere il dispositivo. Solo che non ha tasti. Come si fa ad accendere? Guardate, non c'è proprio nulla di nulla. Ci sono 1000 meccanismi e marchingegni, ma niente per accenderlo. Lui? Eh? Mi sono accorta che c'è una fotocamera. Il signoresse ci sta spiando. No, non ci voglio credere. Dobbiamo assolutamente disattivarlo. Altrimenti magari ci sta spiando e saprà quello che stiamo facendo. Esatto, dobbiamo assolutamente sbrigarci e sbloccarlo. E proviamo, non so, col touch. No, non va. Perché sicuramente funzionerà soltanto con quell'impronta, non so. Non lo so, magari ha un riconoscimento del viso. Saluto le trote. No, magari ha un riconoscimento vocale. Si attiverà con un codice vocale. Che potrebbe essere? Signoresse. Si è attivato, si è acceso.